Marco Dante, jump float per lui, Farina, Vermiglio per Papi, che quest'oggi ha offerto, sta offrendo una prova veramente concreta. Eccolo qua, Samuele Papi, detto fenomeno da diverso tempo, ha qualcosa da ridire, lo vedete, anche le nostre telecamere lo confermano. 16-15, Gianni, la difesa di Farina e poi Tencati che non tiene la palla in gioco. 17-15 Modena. Un po' di ansia, un po' di poca tranquillità, lo dimostrano anche queste fasi di gioco. Qui c'era una palla che ovviamente non era semplice per Tencati, però lui l'ha gestita male, bastava forse un tocco un pochino più tranquillo, sereno, e la palla sarebbe rimasta vicino e preda dei suoi compagni. Bagnoni ha richiamato vicino Cisolla, che è in mano alla parete numero 12, naturalmente per sostituire eventualmente Tencati. Non ha fatto questo cambio, però un attimo fa sembrava stesse per far entrare Cisolla. Lo voleva fare ma non ha fatto in tempo, era praticamente in campo Cisolla ma l'arbitro ha fischiato la battuta. Dinekin è il primo punto in attacco del set per Dinekin. Cisolla al posto di Catò, 16 Sisley, 17 Caracol. Momento molto importante del set, della partita e della serie di finale. Tencati, la ricezione di Dante e poi ball per Bovolenta, Papi, Tencati, brutto palleggio per Dinekin, in difesa è attento ball e poi Bovolenta per Cantagalli, gran muro ora di Dinekin e di Fei, parità 17-17, rivediamo, e questo è un muro pericolosino, Fei arriva, però dove passi di Fabio? In parallelo, in diagonale? Qui ha provato a passare in parallela, ma ha trovato il muro di Dinekin. Ancora Cantagalli, alto sul muro di Dinekin, palla importantissima per Cisolla, che mette a segno il primo punto nel set, diciamo nel momento più opportuno. Bravo Ciso, bravo Bagnoli, hanno fatto la scelta in controtendenza, però bravi. È una bella bravi. Scelta, sì. Bravi. Ecco qua, andiamo a rivedere il punto del sorpasso, 18-17. Quando è entrato in campo, Bagnoli ha consigliato, anzi ha indicato a Cisolla il muro, perché d'altra parte Jakovlev in questo momento è fondamentale riuscire a fermarli, quindi tra Cato e Cisolla a muro non c'è paragone. E qui ha fatto una bella cosa, perché è un bel attacco su palla importante. Time out per Angelo Lorenzetti, lo vedete sul vostro teleschermo, dal 16-14 per Modena al 18-17 per la Sisley, che mette a segno un parziale di 4-1. Ovviamente vuole andare al tie break assolutamente. Tencati, tra l'altro, sulla battuta di Tencati, che non è una battuta irresistibile, anche se le battute in salto flottante hanno dimostrato di dare molto fastidio a quasi tutti i ricevitori. Pippi, uno degli ex Gardini, Cantagalli e Pippi hanno vestito la maglia anche della Sisley. Il muro di Fei che indovina la traiettoria oltre che il tempo. Avete visto il suo piano di rimbalzo perfetto? Partita monster per Fox, veramente. Sì. Sette muri per Fei, 14 in attacco, miglior realizzatore per Treviso e dell'incontro. Cantagalli ancora preso, e cosa fanno i giocatori di Bagnoli? Gran difesa di Papi. Riferisco quello che ci ha detto Daniele Bagnoli, ho un fegato grosso così, penso che gli sia ingrossato anche dopo questa palla. Credo anche a Papi battuta. Gli si sia ingrossato molto il fegato, sì, sì. Ha fatto un intervento molto molto bello in difesa, vanificato da È una disattenzione. Sì, ma siamo in una finale scudetto 19-17. Una disattenzione non giustificata né giustificabile, aggiungo, va bene, sì, così? Sì, non è giustificabile. Jakovlev, 18 Modena, 19 Treviso, che riceve bene con Samuele Papi. Mi ha annichilito la voce Fox. Guarda qua, Andrea. Sì. Devo dire che i tre giocatori che abbiamo visto impegnati in questa azione, cioè Papi, Vermiglio e Fei, sono quelli che in questo momento, ma non soltanto, in questa partita stanno tenendo a galla Treviso. Treviso che getta nella mischia la carta Desiderio al posto di Vermiglio, che di nuovo torna in campo, sbaglia il servizio di Dinekin, 20-19 per la Sisley. Luca Cantagalli in battuta per la Caracol, ricezione di Papi,
Vermiglio, palla spinta per Cisolla. Cisolla che sta adesso ben interpretando la partita nel momento più delicato, 21-19, complimenti, perché è stato in evidente affanno per gran parte del match e adesso quando conta sta invece graffiando. Conferma del fatto che la stoffa c'è, sbaglia la battuta però ha forzato, sta sbagliando un po' troppo in questo fondamentale Treviso, ovviamente Modena ringrazia. Sì, comunque è una caratteristica di Treviso quella di servire, di rischiare molto al servizio, stasera hanno sbagliato qualcosina di più rispetto al solito, ma contro una squadra come Modena qualcosa devi rischiare perché non puoi lasciarli giocare. Questa l'ha imparata a te Vermiglio. Sì, e ha chiuso subito. Poi qualcuno protesta, lui avete visto in maniera piuttosto eloquente, ha detto no, non ho fatto fallo, non è fallo, 22-20. Ancora una battuta sbagliata Andrea, troppe adesso? Sono sei quelle fatte da sei e sono tante anche se ha fatto 22 punti però. Ma sono tante, soprattutto in relazione alla qualità del servizio che non è eccelsa. 22-21, un punto sotto la Caracol che serve con Ball. Farina riceve sui 3 metri, Vermiglio per Dinekin. Grande muro di Yakovlev che rimane di qua. Se Yakovlev e Dinekin si fanno la cosiddetta cura, uno va a murare con l'altro. 22 pari, adesso veramente tutto possibile. 22 pari, lo hanno confermato anche gli ultimi scambi. Modena che sembrava pronta ad andarsene a chiudere, Treviso che ha recuperato e poi era lì padrona della situazione, guardate qui, 22-22, il time out stavolta lo chiama Daniele Bagnoli, eccolo qua tecnico Mantovano, 22-22, cosa decide la situazione ragazzi, un particolare. Il muro chi Gianni ha indicato numero uno, in genere quando conta così tanto qualcosa si inventa quasi sempre, però credo che potrebbe essere alla fine quello che risolve questo set. Io dico la difesa. Vermiglio, palla spinta per Papi. Pippi prende distinto. Farina, Vermiglio, ancora per Papi, non lavora benissimo in attacco la Sisley, guardiamo cosa fa adesso la Caracol. A segno va Dante, solitamente è una legge che non è codificata, però spesso si verifica in campo, quando sciupi due palle consecutive gli altri ti castigano. Io la chiamo la legge Babini, fu lui che me la insegnò sui campi da beach una quindicina di anni fa. 23-22 al servizio Ball, ricezione di Cisolla, Vermiglio palla spinta ancora per Papi, fuori la risposta muro giallo-blu, 23-23. Che comunque è contrariato Papi, è contrariato molto. Time out per Lorenzetti, bella anche questa sfida, nella sfida tra i due allenatori, due grandi tecnici sicuramente che stanno onorando il campionato. Treviso ha messo fuori gioco in semifinale Milano in 5 partite, altrettanto ha fatto Modena con Macerata recuperando sotto 2-1. Lorenzetti. È straordinaria la tranquillità che dimostra Lorenzetti in tutti i time out. Io non so se sia incoscienza o tranquillità, ma credo tranquillità. Lui riesce a essere molto lucido e la lucidità gli deriva appunto dalla serenità interiore. 23 pari, Dante che riceve, Ball, Gianni, gran muro di Luca Tencati. 24-23, prima palla set per la formazione di casa, al servizio con il suo palleggiatore Valerio Vermiglio. Palla Yakovlev. Eccola qui, Farina la prende, attenzione, Papi, vincente, dai break, 25-23, Samuele Papi suggella un grande set con una palla difficilissima che riesce a mettere
a segno e finalmente spunta anche il sorriso sul suo volto. Grande difesa di Farina comunque su una bordata di Jacobi. Guarda qua e guardate dove è andato Farina, in mezzo al campo sui 4 metri, grande coraggio. Coraggio, ma vuol dire che ha anche studiato bene l'avversario. Ah, sicuro. Allora, siamo al tie break e adesso ci sono 15 minuti di grande pallavolo, di pathos assicurato. 2-0 per Modena, 31-29, 25-19 e poi 2-0 per Treviso, 25-16, 25-23, che comunque vada questa partita dimostrato di avere dentro il sacro fuoco che arde, perché è riuscita a riequilibrare la situazione tutt'altro che semplice. Una piccolissima pausa anche per voi, bevetevi qualche cosa e poi attenzione, perché ci sarà un tie break che potrebbe decidere lo scudetto dopo. Se cadi dietro le linee nemiche, sono fuori missione. Che diavolo è successo? La tua unica missione sarà la fuga. Hanno sparato, ho sparato il mio pilota. Ripeto, Archangel è stato abbattuto e io sono in fuga. La tua sola arma, no! Sarà la volontà di sopravvivere. Vattene da lì, ti riporteremo a casa. Owen Wilson, Gene Hackman. Un nostro uomo è caduto dietro le linee nemiche. E allora quale cazzo è il problema? Behind Enemy Lines, lunedì 12 alle 21 su Telepiù Bianco. ...31-29, 25-19 Caracol Modena, 25-16, 25-23 Sisley Treviso. Siamo al tie break qui al Palaverde nella seconda sfida scudetto, con questi numeri complessivi relativi ai 4 set andati in archivio. Ricezione meglio Treviso, 54 contro 52%, in attacco meglio la Sisley, 61 contro 54. Ricorderete che all'inizio andò malissimo da questo punto di vista la Sisley, a conferma del fatto che è molto molto migliorata. E guardate i muri, Fabio, vuoi dirli tu? Sono 18 i muri, sono veramente tanti. Contro 8, sì. Modena. Anche molti errori di più in battuta, 20 contro 11, ma sta forzando molto. Sì, Sisley. Modena prende meno muri vincenti, ma riesce a toccare, a sporcare, a difendere, a contrattare, quindi a contrattaccare. Quindi di occasioni in punto Modena se ne riesce a creare abbastanza. Andrea, cosa stai elaborando? Ma no, in realtà controllavo anch'io un po' di dati, adesso che sono un po' più specifici, perché sono divisi per set, effettivamente i due set sono alla fine equilibrati, quindi la lettura globale non offre punti particolari, perché poi alla fine, al di là della differenza dei muri, che sicuramente è la parte più evidente, non cogliamo la differenza. Ritornerei al momento nel secondo set, nel terzo set nel quale Modena ha calato un attimo il ritmo, lo ha ripreso, però effettivamente questo ha permesso a Treviso di ritornare a mettere in mostra il suo gioco. Devo dire che da questo punto di vista la qualità di Fei e di Papi è stata determinante per riportare in parità una partita che adesso è in qualche modo lo specchio del punteggio, quindi assolutamente meritato un quinto set che vivremo, credo, sull'onda del grande equilibrio. Treviso, Vermiglio, Dinekin, Fei, Tencati, Papi, Cisolla, questo è il sestetto. Modena risponde con Bull, Jakovlev, Cantagalli, Dante al centro, Bobolenta e Gianni pronto a servire. I due liberi sono Farina e Pippi, due grandi interpreti di questo ruolo sempre più importante nella pallavolo moderna. Sono i sestetti iniziali, sono i sestetti base per quanto riguarda queste due formazioni. A servizio va Andrea Gianni, capitano della Caracol. Inizia il tie break. Ricezione sbagliata, zona di conflitto tra i due. Sono due buoni ricettori, si guardano in faccia. Sono due straordinari ricettori, solo che quando la palla va in una zona di conflitto crea dei problemi. E ne ha creati tantissimi a Treviso. Primo punto per Modena. Andrea Gianni. E prima aveva proprio chiesto a Lorenzetti dove devo servire, qui, lì, gli aveva detto il suo allenatore. Eccolo qui, Farina, Cisolla che si è assolutamente ripreso. Molto preoccupato il muro modenese del primo tempo di Fei, arriva in ritardo Jakovlev sul suo uomo, su Cisolla, palla molto bella di Vermiglio spinta in posto 4. Dinekin che sbaglia la battuta e c'è il secondo punto per la Caracol. Jakovlev, un punto nel set precedente per Dinekin.
eccolo qua. Ricezione molto ben portata da Farina, il pallonetto di Vermiglio, Cantagalli, Papi, Vermiglio per Dinekin, Jakovlev ben posizionato sul suo diagonale, guardiamo Cantagalli, l'ottima copertura di Dante, palla che è buona anche se protesta Bagnoli, Fei vincente, attenzione perché Porcari chiama Fei, capitano Rogranata, due pari il punteggio. Cantagalli effettivamente ha spinto una palla vicino a rete, non era particolarmente canonico in quel momento, non credo a tal punto da fischiarlo, però due pari, attenzione perché adesso un cartellino direi che è la cosa meno opportuna che ci potrebbe essere. No, Fabio, non credo che Porcari lo tirerà fuori. Comunque ha avvisato Papi, ha detto calma, sbaglia Cisolla il servizio, 3-2 per la formazione. Già due errori al servizio, sì, sui tre punti di Modena, Dinekin e Cisolla. Bagnoli che invita la calma, Vermiglio, perché lì sotto rete sta un po' battibeccando. Eccolo qua, servire un ottimo primo tempo a Fei, gran difesa di Pippi, out Cantagalli. Non si scherza, qui si gioca una grande difesa, pallavolo veramente incredibile di Pippi. Cantagalli che si arrabbia con se stesso e siamo tre pari, sì, tre pari. Lui sa che questa è una palla importante. Lui lo sa, sì. 94%. Dobbiamo aggiungere qualcosa, ragazzi, a questo numero? No. Sì, aggiungo io, ringraziamento a Guido Scatolini. Non dobbiamo farli vedere questi nomi, se no i ragazzi pensano che si debba giocare così, ma è impossibile. Riescono solo i grandissimi campioni come Fei. Non è facile, ragazzi, 94% in 4 set nella finale scudetto. Perciò, insomma, completiamo la disamina per dare ancora maggior importanza e rilevanza a questo dato. 4-3 per Modena, Vermiglio per Tencati. Adesso si gioca punto su punto dall'una e dall'altra parte, con qualche errore di troppo in battuta per la Sise. Adesso ci prova Valerio Vermiglio. Cantagalli, 4 pari. Ball per Dante, diagonale libero, dove tira Dante? Sì, tira diagonale, ma guardavo Farina che a momenti prende anche questa. È lì, eh. Secondo me Farina come difensore puro è il più forte che c'è al mondo. Qui in campo, idea, eh? Sì, ma anche a me sai che piace moltissimo e credo che anche Pippi e Corzano siano in questo molto bravi. C'è un libero coreano che ha fatto delle cose mai viste, senza nulla togliere naturalmente a Farina, Pippi, Corzano, ma quel libero è una roba da spavento. Allora, lo portiamo in Italia. Costa un sacco di soldi. Perché in Corea guadagnano. 5 pari il punteggio. Ball per Jakovlev. Passa. Non si sa dove, ma passa. Passa. Diciamo così, passa che è quello che conta. E con un muro davanti, sì, mica da ridere. Tencati non perfettamente composto, però pericoloso. 6-5 il punteggio per Modena. Che manda in battuta Dante, ex giocatore del Minas, uno dei club più importanti per quanto riguarda il Brasile. Dinekin. Anche Dinekin ha giocato in Brasile nell'Olympicus. Palla buona, palla buona. Contrattacca la Caracol con Jakovlev, poi bolla ancora per il suo posto russo. Attacca fuori banda. Dice Porcari palla buona. Porcari dice money out. Rivediamo, se è possibile lo chiedo, io non lo chiedo mai. Ecco qua. Ha ragione Porcari. Secondo me no. No, la palla va nell'asta. No, la palla va nell'asta. Ha ragione il giudice di linea. Ha ragione il giudice di linea, la palla era nell'asta. La palla era nell'asta. È riuscito, non so come, ad evitare la mano del muro, però sinceramente era anche l'impressione che avevo avuto io, però non voglio dire l'avevo visto. Bravo Pizzo che ci ha fatto vedere tre volte il replay. Porcari stavolta era lì anche sotto di lui. 7-5, come è incredibile anche questo, come quasi sempre succede dopo una palla contestata si prende il punto, non so, non chiedetemi perché, ma è così. Andiamo a fare di nuovo, ed è l'ultimo tuffo nel passato, di poco, di un anno solo.
Era l'ultimo scudetto, quello vinto lo scorso anno da Modena, che adesso viene trafitta da Luca Tencati. La verità, ragazzi, la verità di quello che pensate voi. 8-5, 8-6 Modena, ce la fa Treviso? In realtà sono più fiducioso adesso di quanto non fosse qualche set fa. Ce la potrebbe fare, è chiaro che è difficilissimo e dura, però adesso in questo momento non vedo una squadra che è decisamente più in palla rispetto all'altra. È ancora abbastanza equilibrata la partita. Sì, Fabio? È ancora in equilibrio. Ball, guardiamo la conclusione di Cantagalli, l'ottima difesa di Catò, adesso dentro. E poi Cisolla. E la partita, vedete, è sempre lì, la partita è sempre lì. Abbiamo dentro Catò in seconda linea al posto di Tencati. Sì, è stato un bellissimo cambio questo. Catò è entrato, battuto in salto e difeso una palla molto importante. Eccolo qua, su Cantagalli, ball per Gianni che non arriva, Gianni che non arriva. 8 pari, 8-5 cambio di campo, 8 pari, time out per Angelo Lorenzetti. Io ho segnato errore a ball, anche se come al solito capita che qui c'è una sorta di corresponsabilità. Io non so chi abbia commesso l'errore, dico solo che non si deve commettere. Era capitato a me nella finale del 98-99, un primo tempo con Van de Goor con cui ci intendevamo ad occhi chiusi, purtroppo non abbiamo preso, era la palla 7 del possibile 2-0 per noi contro Treviso in gara 2 a Modena. La palla purtroppo io gliel'ho alzata male, lui non l'ha colpita e Treviso vinse quella partita 3-2. 8 pari, ovviamente ci sta perché si è anche portati un po' a rischiare, anzi si deve fare. Nemec pronto ad entrare. Bagnoli molto lucido questa sera. 8-8 il punteggio. Catò, Yoichi Catò, ex giocatore del Torai Arrox, dove ha giocato anche Loi Ball, eccolo qua, che è stata anche quest'anno la squadra di Dima Fomin. Ball per Yakovlev, fuori la risposta del muro composto da Cisolla e da Fei. Yakovlev, terzo punto nel tie break, torna avanti Modena 9-8, torna in campo Tencati. Per Catò, a servizio va Gianni, ricezione di Farina, poi Vermiglio, uno contro uno Cantagalli con Dineghina, ben nascosto il pallone Vermiglio, primo punto per Dineghi. Sì, insistiamo anche nel fatto che essendo Tifei al centro, vero, una bella preoccupazione per gli avversari la devono avere. Infatti guarda che Bovolente era proprio su Fei, lo sta, sì, lo sta marcando. Anche perché, anche perché poi il punto dell'8-5 prima è stato un muro di Cantagalli su Dineghi, proprio muro a uno con la stessa scelta tattica, quindi l'hanno ripetuto. 9 pari il punteggio, ball per Yakovlev, uno contro uno con Cisolla, non sbaglia Roman Yakovlev. Prima quando ball e Gianni non si sono intesi, Yakovlev è andato da ball e praticamente ha detto dammi la palla che io la metto giù. Ci sta, ovviamente. Qui abbiamo in campo grandi giocatori dell'incredibile temperamento, 10-9. Al servizio va Roman Yakovlev, vantaggio Caracol, è il tie break. Ma una cosa così non ti condiziona, dico, come alzatore, anzi, ti fa capire che vicino hai un giocatore che è pronto e che la vuole mettere giù. 5 punti di Yakovlev sui 10 di Modena. Tutti non male, non male. Yakovlev al servizio, 10 Caracol, 9 Sisley, tie break, parità, parità. Primo errore in battuta nel tie break per Modena. E ora batte Cisolla, battitore importante e imprevedibile. 0 punti, 8 errori quest'oggi, l'avete visto. Cisolla, Dante, ball, costretto a fare gli straordinari, Cantagalli pallonetto, Papi arriva, Vermiglio per Dineikin, Yakovlev in difesa, Pippi, palla fil di rete, Vermiglio. Fallo di invasione, Vermiglio aveva dato un gran suggerimento a Fei. Fallo di invasione è evidente, la Palisiano per ball, c'era un po' di scompiglio lì a rete. Vantaggio per la prima volta nel tie-break, nel momento più importante per Treviso, 11-10. 11-10, Cisolla ancora al servizio. La ricezione di Dante e poi Bovolenta per Cantagalli. Un miracolo. Un miracolo sportivo questo. Anche perché l'alzata di Bovo era obiettivamente bruttina.
è passato in parallela, forse perché Vermiglio non ha saltato al massimo su palla distante, e soprattutto non ha chiuso la parallela con la palla che era fuori asta, diciamo, quindi 16 punti per Bazzuca, 11 pari il punteggio. Cisolla si chiama C questa? Questa la mettiamo in cassaforte, questa si chiama C. C maiuscola però questa. Sì, e l'ha tirata anche dall'altra parte, di solito uno la tira sulla rincorsa invece. Time out per Lorenzetti, 12-11, un tie break che veramente vi sta appagando. Se siete a casa davanti al teleschermo, e sappiamo che siete tanti, sicuramente vi state divertendo. Allora, visto che la chiusura sarà comprensibilmente rapida, però vorrò un commento finale di Fabio Bullo e di Andrea Zorzi. Vi dico subito che lunedì alle 15 su Telepiunero potrete seguire gara 4 della finale scudetto femminile tra Assistel di Novara ed Espa di Perugia. Andrea Zorzi sarà con il nostro Marco Nosotti. Martedì sera noi ci ritroveremo qui alle 20.30 per gara 3. Fabio Bullo e Franco Bertoli, insomma, mixiamo tutti i nostri commentatori per farvi avere anche molte impressioni, perché vedete che gli spunti sono infiniti e abbiamo anche più chiavi di lettura interpretative di queste bellissime partite. 12-11 per la Sisley, al servizio va Fei, ricezione di Pippi, bolla per Dante, out, la palla è buona. Buona, la palla è buona, rivediamo. Andava veloce, eh? Devo ammettere che mi ha zittito. Non lo so se è buono o no. Anche Lorenzo Tubertini, che è l'assistente di Lorenzetti, mi dice palla com'è? Non l'ha vista? No, buona, complimenti al nostro Carlo Pizzo. Palla buona, però ammetto che non l'avevo vista. Mi sembrava anzi più fuori che dentro, ma era una semplice impressione ottica. Questa palla invece l'ho vista bene. Dov'è? Questo è un grandissimo muro, una palla determinante. Queste sono le palle che devono andare giù quando vuoi vincere una gara. E la mette per terra Luca Tencati, 13-12 Sisley. Dante, bolla per Jakovlev che colpisce Vermiglio, non è riuscito ad evitare il pallone, la palla è andata fuori, vi assicuro, di un non nulla, e questa poteva essere la palla della partita. Guardate qui, picchia tutto braccio Jakovlev, 13 pari. Guardate cosa fa in difesa distinto Vermiglio, palla fuori veramente di pochissimo, al servizio ball. Gran palla, Cisolo la tiene in gioco e poi Papi, fuori! Colpo da maestro del capitano Oro Granata, prima palla match per la Sisley che vuole riaprire la serie tricolore. 14-13, vantaggio per la squadra di Daniele Bagnoli al servizio con Samuele Papi. 14-13, Modena vinceva 2-0, Treviso ha impattato la partita e adesso è ad un passo dal successo. Batte flottante Papi, Dante, ball per Jakovlev, il muro di Dinejkin, si va 1-1, 15-13 al tie break. E adesso vi dico anche che sabato prossimo comunque saremo qui per gara 4 alle ore 20. C'è entusiasmo al Palaverde da parte dei supporters Oro Granata, applaudono anche i tifosi di Modena, è stata una grande partita, però è stata una grande amarezza per loro perché, Fabio, erano sopra 2-0. Sì, erano sopra 2-0, non hanno sferrato il colpo del KO e hanno permesso ad una Sisley che si è ritrovata grande, soprattutto nelle persone di Fei, di Papi e di Vermiglio, e ha vinto meritatamente la gara. Peccato per Modena, era una grande occasione. Adesso la serie è di nuovo in equilibrio, anche se questa sconfitta può fare un po' male anche a giocatori navigati come quelli di Modena, che avevano quasi in tasca la serie, perché sul 2-0 sono convinto che la serie avrebbe preso una... Amici sportivi, a tutti un cordiale saluto da parte di Lorenzo Dallari che vi parla dal Palaverde di Treviso. Siamo arrivati al terzo atto della finale scudetto maschile numero 58, 22esima da quando sono stati istituiti nella pallavolo maschile i
playoff. In campo la Sisley di Treviso e la Caracol di Modena, campione d'Italia. Attualmente situazione in perfetto equilibrio. Ha vinto il primo atto col punteggio di 3-1 la Caracol al Palapanini. Ha saputo imporsi invece in gara 2 soffrendo e non poco, per 3-2, 15-13 al tie break, la Sisley che era sotto 2-0 e ha cambiato al tie break 8-5. Vedete la situazione per quanto riguarda il tabellone. Treviso ha eliminato nei quarti Cuneo in 3 partite, in 5 Milano in semifinale. Per Modena invece sono corse 5 sfide con Trento nei quarti e 5 con Macerata in semifinale. Grande, grandissima partita quello che ci apprestiamo a vivere, con addirittura 2 commentatori insieme a me. Abbiamo infatti 2 che di scudetti di pallavolo se ne intendono, Franco Bertoli e Fabio Vullo. E avremo questa sera con noi anche Marco Nosotti, cui do subito la linea perché con Marco Nosotti vedo saluto sia Fabio Vullo che Franco Bertoli. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Tra poco li sentiremo, adesso però con il nostro Marco Nosotti c'è Daniele Bagnoli, tecnico che ha vinto finora 4 scudetti, 2 con Modena, 2 con Treviso. È uscito dalla buca sabato, Marco? Eh sì, probabilmente. Buonasera intanto con Daniele Bagnoli. Sotto 2-0, una grande prova di carattere in gara 2, una grande prova, una grande pallavolo ha giocato la tua Sisley. Ora ti auguri che ci sia continuità, che non ci siano stati questi giorni in mezzo. Ah, io credo che per noi fosse importante dimostrare sul campo che possiamo farcela contro questa squadra di Modena. Al di là di come sia andata la partita, beh, quel 2-0 potevamo essere anche uno pari. È stato molto importante, adesso questa credo sia probabilmente la partita che taglierà la testa al toro. Vediamo se riusciremo a riconfermarci sull'altissimo livello, perché credo che loro comunque un loro standard di grande gioco lo manterranno comunque. Bene, grazie, in bocca al lupo a Daniele Bagnoli. Quindi hai sentito Lorenzo, una chiave tattica, o meglio una chiave interpretativa di questa gara è senz'altro la continuità d'alto livello. Questa è la sfida numero 81 tra Treviso e Modena, numeri in perfetto equilibrio, 40 vittorie per parte. Da quando ci sono i playoff, sfida numero 31, 15 vittorie per Treviso, 15 per Modena. Dunque diciamo che anche i supporti di carattere statistico storico confermano il grande equilibrio che caratterizza queste due squadre. È sicuramente questa una partita molto importante nell'economia dell'assegnazione dello scudetto. Si giocherà comunque gara 4 sabato sera ore 20:15, diretta telepiunera dal Palapanini. L'eventuale gara 5 di nuovo qui giovedì prossimo 20:30. Prima abbiamo sentito Bagnoli, adesso con Marco Nosotti c'è Angelo Lorenzetti. Bene, ora siamo sulla panchina di Modena. Buonasera anche ad Angelo Lorenzetti, un saluto anche dunque alla squadra di Modena. Qui eravate avanti 2-0, siete specialisti nell'uscire dalla buca, stavolta loro vi hanno copiato. Perché sono una grande squadra, però erano 2-0, parte il secondo set bello giocato da parte nostra, il primo set poteva essere a loro appannaggio. Ci sta perché loro sono molto forti, speriamo di fare una partita bella come è stata bellissima quella che ha preceduto la gara odierna, e vinca il migliore. La testa, le gambe, la tattica, cosa ti auguri? Ma un insieme di cose, speriamo soprattutto di starci sempre, anche nei momenti di difficoltà, di non mollare mai, perché quello che abbiamo cucito sul petto è un qualcosa da conquistare, da difendere, e in pochi sono qui stasera che possono dire. Benissimo, grazie, un in bocca al lupo ad Angelo Lorenzetti. Lorenzo. Allora, avete sentito i due allenatori, vi dico che questo incontro verrà diretto da Massimo Menghini da Foligno, provincia di Perugia. 22 stagioni in Serie A, internazionale dal 1989, secondo arbitro Gabriele Donato da Firenze, 26 stagioni nella massima divisione, internazionale dall'89, eccolo qua Menghini, insieme a lui Donato c'è anche il terzo arbitro per quanto riguarda queste finali, si tratta di Gianni Bertolini da Firenze, solitamente compagno di Donato, eccolo qua Gabriele Donato. Presentazione per quanto riguarda la Caracol di Modena, campione d'Italia, che ha nel suo sestetto iniziale Bull in palleggio, Yakovlev è opposto, al centro abbiamo Gianni e Bovolenta che sta giocando alla grandissima questi playoff e queste finali. Questo è Libero Pippi, due martelli ricevitori,
sono Luca Cantagalli e il brasiliano Dante. Per quanto riguarda la Sisley di Treviso, abbiamo in campo con il numero 1 Stanislav Dinejkin, l'opposto, in linea con lui il palleggiatore Valerio Vermiglio, al centro abbiamo Alessandro Fei e Luca Tencati. È una squadra molto interessante, molto forte dal punto di vista fisico, quella schierata da Daniele Bagnoli, che ha il libero numero 7 Alessandro Farina, e per quanto riguarda i due martelli sono Samuele Papi, il capitano, e Alberto Cisolla. Vi dico che queste immagini portano la regia della RAI con l'integrazione del nostro Carlo Pizzo, che salutiamo, così come salutiamo il nostro produttore Giorgio Antoniol e Guido Scattolin, che ci regala comunque tutto il supporto di carattere grafico. Allora, fuoco alle polveri con Franco Bertoli e Fabio Vullo. Subito una domanda facile facile: chi vince questa sera, Franco? Beh, è molto difficile, perché queste squadre hanno dimostrato di battersi alla pari. Secondo me parte con un po' di vantaggio in più la Sisley, perché ha vinto l'ultima gara, ma non solo, ha vinto gli ultimi tre set dell'ultima gara, prendendo grande fiducia dopo essere stata sotto per 2-7-0. Poi è chiaro che può succedere di tutto, ma io credo che si sia sbloccato qualche cosa, si possa essere sbloccato qualcosa in favore della Sisley. Vediamo quanto e come saprà approfittarne con la sua fisicità la Sisley, rispetto alla grande esperienza e forza mentale che secondo me è maggiore sul campo di Modena. Fabio. Ma concordo con Franco, credo che la Sisley possa avere un piccolo vantaggio mentale questa sera, se non altro ha ancora più consapevolezza dei propri mezzi e soprattutto della propria forza mentale, cosa che qualcuno aveva spesso messo in discussione, e unita alla grande forza fisica credo possa fare la differenza. Comunque Modena ci ha abituati a grandissimi recuperi, ed è una squadra che dal punto di vista dell'esperienza e della forza appunto morale non è seconda a nessuno. Primo muro bellissimo portato dalla coppia di Dinejkin Fei, attenzione a questo fondamentale che sarà una delle chiavi di lettura molto importanti ai fini del successo, non solo i muri punti ma anche la famosa ormai correlazione muro difesa ball per Bovolenta. Vi dicevo che sta attraversando uno straordinario momento di forma, e lo dico subito in apertura, visto che ho fatto filotto recentemente con Franco Bertoli, ho detto per tre volte questo in battuta è bravo e ha sbagliato per tre volte la battuta. Dico anche che si può andare a consultare in data 31 gennaio 2003, avevo anticipato, dunque scommesso, dunque mi ero sbilanciato che Perugia avrebbe vinto lo scudetto femminile, questo poi si è concretizzato. Andate a leggere volleyball.it, perciò insomma non porto sfiga. Chiuso la parentesi. Però hanno rischiato, eh. Vabbè, fa lo stesso, è normale, no? Una sfida scudetto bellissima. Va a segno Fei a proposito della pallavolo femminile. Sei un po' cattivo, Franco. Attenzione, adesso avanti poi ti sistemo. Allora, diciamo che domani sera 22:45 riproporremo gara 4, che vale lo scudetto, primo nella storia per la Despar di Perugia, con il commento di Marco Nosotti e di Andrea Zorzi. Tra l'altro, grandi complimenti a queste due squadre, complimenti a Perugia che ha vinto, ma anche a Novara, che hanno veramente giocato una finale fantastica, a mio parere. Grande pallavolo, così come stiamo assistendo a grande pallavolo qui in campo maschile, e subito ci sono un po' di proteste. Ecco Fabio, tu che siamo così di fermento in campo te ne intendi abbastanza. Cosa devono fare i ragazzi? Devono cercare di stare il più tranquilli possibile, anche se è facile da dire quando si è seduti qua a commentare serenamente e tranquillamente. Credo che aggressività in campo ce ne voglia, e tanto, senza perdere comunque di vista la lucidità che nel nostro sport è determinante. Tre pari il punteggio, grande equilibrio in avvio di partita, Fei al servizio, Pippi, ball per Dante, e c'è un ottimo muro di Samuele Papi. Samuele Papi ha giocato, ammettiamolo, male in gara 1. E anche il nostro microfono ha detto, beh, mi sono un po' risentito perché ho ricevuto delle critiche molto pesanti da parte di tutti i giornalisti. In gara 2 è stato sicuramente l'elemento in più, insieme a Fei, della Sisley. Adesso Fox sbaglia il servizio
4 pari. Franco, come hanno impostato le due squadre questo avvio di partita? Ma hanno cominciato spingendo sui primi tempi quando c'era la ricezione. Modena ha marcato molto ed è riuscito a contenere Fei con muri passivi, mentre invece Treviso non è riuscito a passare Bovolenta. La parte più delicata è che secondo me Dante ha già subito due muri abbastanza pesanti. È interessante anche notare secondo me come la Sisei giochi molto stretta con il posto 4, soprattutto Cisolla, nel tentativo di aiutare il centrale a muro contro i primi tempi di Bovolenta, che in questa serie di finale sono stati molto molto importanti per Modena. Dinekin, 3 punti per lui in avvio di partita, 1 a muro, 2 in attacco, 6-4 il punteggio. Eccolo qua, Stanislav Dinekin, detto Dino, 2,16 metri, terminale offensivo molto pericoloso, molto importante per la Sisley. Ball per Cantagalli, Cantagalli che è veramente un'ira di Dio nel mano fuori anche questa volta. Franco, tu che ti intendevi bene di questi colpi, ben no, portato, è molto difficile, eccezionale, ha veramente il mirino al laser, perché lui praticamente non guarda il campo, ma su queste palle guarda il muro e va a colpire la parte alta esterna del muro, diventano palle per l'avversario indifendibili. D'altronde non puoi neanche non fare muro, perché altrimenti se ne accorgerebbe e tirerebbe una gran bomba in campo. 7-5 con 4 punti per Dinechi, poi sentiremo Vullo sull'opposto della Sisley. Adesso ancora Cantagalli, grande diagonale stretto per lui, 6° punto per Modena. Già partita vera, partita viva, accesa, due squadre che si stanno affrontando senza alcun timore, hanno interpretato in maniera egregia questa sfida numero 3 per quanto concerne l'assegnazione dello scudetto. Guardiamo Vermiglio che apre il gioco per Cisolla, Cisolla che ha iniziato male per quanto riguarda gara 2 la partita, ma poi si è riscattato soprattutto verso la fine, è stato molto importante il suo apporto. Secondo errore punto per la Sisley, 7 pari il punteggio. Yakovlev out, secondo errore in questo fondamentale per la compagine di Lorenzetti, 8-7 al primo dei due time out tecnici. Noi facciamo come di consueto ormai per quanto riguarda i playoff, un tuffo nel passato. Bernardi, Bertoli, Betti, Cantagalli, Ghiretti, Lucchetta, che avete riconosciuto in mutande, ormai questa è un'immagine storica per la pallavolo, Merlo, Morandi, Partì, Spada, Vullo, tecnico Giulio Velasco. Correva l'anno 1989, fu quello del poker per quanto riguarda quella squadra giallo-blu. Vi ricordo, Modena è la città più titolata per quanto riguarda la Panini, 22 scudetti, 11 dei quali portano colori giallo-blu della Panini Daytona, 7 da quando ci sono i playoff. Guardiamo la conclusione di Dinekin, siamo 9-7. Bullo, allora, abbiamo parlato spesso di Dinekin, a volte dimenticato, a volte come in questo caso devastante. Sì, molto spesso dimenticato ma quasi sempre determinante per la sua squadra, è il punto di riferimento più importante per Vermiglio nel suo schema d'attacco. E ancora una volta sta dimostrando nel bene e nel male di essere appunto il faro della Sisley. Bovolenta, 2 punti, 5 vi ricordo finora portano alla firma di Stanislav Dinekin, 8 Caracol, 9 Sisley. Molto importante anche subito l'approccio mentale di Modena su questa partita, perché avevamo detto il contraccolpo dopo gara 2 è inevitabile, però vedete che Modena sta ben tenendo in avvio. Dinekin, strepitoso in fase difensiva, e poi Yakovlev che va a segno, secondo punto per l'ex giocatore del Belgorod, squadra che ha piegato Modena
nell'incontro di finale di Champions League per 3-0. Dopo una grande semifinale Modena non ce l'ha fatta, 9 pari il punteggio. Vedevo che avevi qualcosa da dire su Jakovlev. Sì, non su Jakovlev ma su Cisolla e su Vermiglio. Sta secondo me cercando di gestire Cisolla, Vermiglio lo sta facendo molto bene, non gli sta dando palle scontate ma cerca di smarcarlo, di farlo entrare in partita, perché stasera Ciso sembra un pochino lento a carburare, mentre Didekin sta andando molto bene sin dall'inizio, quindi Vermiglio appunto sta risparmiando il suo schiacciatore nella speranza di metterlo appunto in condizione man mano che l'incontro va avanti. Medinekin c'è assolutamente, eccolo qua in battuta, anche prima vincente 10-9, Dante altissimo, palla che sarebbe terminata fuori, però è proprio sul pallone. Ha ragione Papi, secondo me, a protestare Papi, perché la palla è caduta in terra e poi ha colpito Papi e quindi la palla era fuori. Ora rivediamo il replay, ma e Papi la dice sensazione per... che ho avuto io è stata questa. E Papi dice ho toccato dopo, palla veloce però, eh? Sì, molto rapido, nonostante abbia percorso 10 metri dalla rete fino a Papi. 10 pari, guardate dove va Fei. Allora, domanda che faccio subito a Bullo e a Bertoli. Avete sentito in quell'anno 89, che non è l'età paleolitica della pallavolo, hanno vinto lo scudetto, quanto va più veloce la palla adesso? In palleggio, in uscita e in attacco? Chi comincia? Franco? Ma forse Fabio lo sa, perché anche lui ha vissuto questa accelerazione in tutto, accelerazione nell'anticipare lui come palleggiatore ad arrivare prima sulla palla, a saltare sempre e a dare veramente tante palle molto veloci sulla banda. È accelerato non tantissimo, perché alcune squadre di allora, ritengo che quella squadra di Velasco nostra dell'89 effettuasse già un gioco molto veloce. Cisolla non riesce a tenere attiva questa palla servita da Ball ad Andrea Gianni. Lloyd Ball sta giocando benissimo in queste finali, 12-11 vantaggio Caracol. Devi aggiungere qualcosa, Fabio? No, se non quello appunto che gli alzatori ultimamente, nell'ultimo decennio, cercano, come diceva Franco, proprio di anticipare sempre di più la palla, di correre sempre sotto al pallone, di alzare sempre in sospensione, sempre in salto, per accorciare i tempi di reazione del muro avversario, quindi dare meno punti di riferimento e meno opportunità al muro avversario. Aggiungo che già 10 anni fa c'erano giocatori estremamente potenti, Franco era uno di questi. Mano di pietra, Mano di pietra avevamo, sì, non per nulla. Avevamo anche giocatori come Quiroga, che erano straordinari dal punto di vista proprio fisico e della potenza in attacco. Quindi credo che sia cambiato un po' nella gestione della partita, un po' nella velocità di uscita della palla dalle mani dell'alzatore, dal fatto che l'alzatore oggi alza quasi sempre in salto, altrimenti sì, dà troppi punti di riferimento al muro avversario. 13-11 nel frattempo il punteggio, il time out viene chiamato da Daniele Bagnoli. Impennata da parte di Modena, avete visto l'ultimo servizio di Lloyd Ball che è caduto a terra. Non pensate che sia un caso, perché a mie tutto vittime illustri e soprattutto ha risolto situazioni molto delicate con questo tipo di servizio Lloyd Ball. Ricordiamo nei quarti ad esempio contro Trento, in semifinale contro Macerata e anche già in finale contro Treviso. 13-11 vantaggio Caracol, primo set in diretta dal Palaverde, terzo atto della sfida scudetto tra queste due formazioni, con Fei che attacca fuori, terzo errore punto per la Sisley, 14-11. Volevo dire una cosa su Ball, sul servizio di Ball, che è estremamente vario ed è questo che spesso mette in difficoltà la ricezione avversaria. A volte batte corto, a volte potente, a volte un po' flottante, quindi non dà riferimento ai ricettori. Eccolo qua Ball, questa volta termina fuori, ecco. È come spesso succede, devo stare zitto, Ball sbaglia. 14-12 il punteggio, attenzione a Fox, che corrisponde al nome di Alessandro Fei. La ricezione perfettamente ricevuta da Pippi. Jakovlev, Fei in fase difensiva e poi Dinekin, la sua piazzata. Pippi ancora risponde presente, Dante, questa volta sparacchia fuori Dante, nessuno tocca. Primo errore punto per la Caracol, 13° per la Sisley. Ancora in battuta Alessandro Fei, 144 presenze in azzurro per lui, incrementerà il bottino. Vi dicevo, ottimo battitore e ne avete avuto la conferma, veramente devastante. Tu che sei stato uno strepitoso ricevitore o ricettore, Franco, cosa bisogna fare?
Time out nel frattempo per Lorenzetti, 14 pari. Bisogna limitare i danni quando vanno in battuta questi uomini da Fei a Dinekin a Yakovlev. Bisogna primo cercare di ricevere la prima palla, perché di solito la prima battuta è la battuta più abbordabile per la ricezione. Secondo, riuscire a capire che tipo di palla è, tenerla alta in mezzo al campo e risolverla con il gioco di squadra. Una buona alzata e uno schiacciatore che va con muro 2, muro 3. Non c'è una ricetta per ricevere perfetto, perché sono palle troppo difficili. 14 pari il punteggio. Angelo Lorenzetti guarda la situazione per quanto concerne il punteggio. Lorenzetti, primo anno sulla panchina di Modena, secondo in A1, già vincitore del titolo, adesso prova, come avete sentito dalle sue parole in prepartita, a difenderlo strenuamente. Fei, Pippi, bolla per Gianni, laddove è sorretto da una buona ricezione. Ball non esita assolutamente a velocizzare il gioco, vedete anche a servire buonissimi palloni, bravo, al centro. Non era poi una, è stato molto bravo Ball a uscire velocemente, perché era una ricezione sui 3 metri, ma hanno giocato comunque benissimo il primo tempo. Dante fuori in battuta, è il quarto errore per la sua formazione. 15 pari, ci prova Vermiglio. Vermiglio ha vinto uno scudetto, ma era una riserva, e adesso gioca la sua prima finale da titolare, molto importante per lui. Yakovlev, 3 punti per il russo, 16-15 per Modena al secondo timeout tecnico. Noi abbiamo tantissimi addetti ai lavori qui al Palaverde e ovviamente andremo ad avvicinarli, iniziando subito dal nuovo tecnico di Ferrara. Glielo avevamo chiesto in passato, vai a Ferrara, ma non lo so, probabilmente sì, la risposta è sì. Eccolo qua con Marco Nosotti e Emanuele Zanini. Sì, ecco con Emanuele Zanini. Allora, partiamo subito dalle notizie che ci interessano di mercato, ormai confermato, 2 anni a Ferrara, nuova avventura. Sì, ormai è una cosa ufficiale, insomma, partiamo per una nuova avventura in tutti i sensi, ovviamente. Così, sono ancora in una fase di studio di quelle che sono quelle che è stata la stagione passata di Ferrara, siamo da un punto di vista tecnico, sia di valutazione di quella che era lo staff di Ferrara, insomma, per cui siamo proprio in questi giorni si sta partendo per cercare di programmare la prossima stagione. Nuovi arrivi, giocatori, Veres? No, questo è ancora presto, sicuramente sarà molto difficile così poter confermare due grandi giocatori come sono Giba e Gustavo, perché hanno tantissime richieste, sono in scadenza di contratto, quindi questo purtroppo sarà la prima cosa a cui dovremo pensare, cioè cercare di sostituire nel modo più così più concreto e più efficiente possibile questi due giocatori. Un'ultimissima cosa, punto a punto si procede, non si è lasciato, si è iniziato da dove si aveva lasciato in questa gara. Sì, sicuramente adesso è ancora molto presto, come vedi, insomma c'è ancora molto equilibrio, per cui penso che sarà ancora una storia molto lunga. Ho visto forse in questa prima fase qualche errore di troppo, però insomma penso che sia proprio magari per un po' di tensione che ci può essere all'inizio, diciamo, di ogni partita, magari un livello di tensione superiore, però c'è grandissimo equilibrio e penso che sarà così fino alla fine. Bene, grazie Emanuele Zanini, in bocca al lupo per la sua avventura a Ferrara, a te. Dentro Catò al posto di Tencati, Catò che sta garantendo un buonissimo apporto. Noi vi teniamo sempre aggiornati su quelle che sono le novità anche in tema di volley in mercato. Siamo contenti di aver fino a questo momento anticipato quasi tutte le mosse. Avevamo parlato di Milano Piacenza, delle nuove panchine, qui c'è Yakovlev che mette palla a terra, Bagnoli super elettrizzato come raramente l'abbiamo visto in passato, eccolo qua. Fabio, tu che l'anno scorso ce l'hai avuto come allenatore, cos'ha? È un nuovo Daniele Bagnoli. È nuovo, io non lo riconosco più. Probabilmente sente molto l'impegno, per lui l'ennesima finale, ci tiene molto a ben figurare. Ha portato una Sisley che nessuno dava per favorita all'inizio della stagione ad un'altra finale scudetto e ci tiene a provare a vincerla. Non vedo altre spiegazioni. Franco, cosa hai visto? Ho visto sì, le proteste di Treviso sono abbastanza giustificate, perché anche a me la palla è sembrata fuori di molto. Sì, poi il giudice di linea l'ha data fuori, è stato il secondo arbitro
forse riparato anche perché ce l'aveva attratto, però la palla sembrava effettivamente molto out. Giudici di linea che conosciamo personalmente, ottimo, Beppe Figaroli da Costa Volpino. 18-17 il punteggio. Guardiamo l'attacco di Jakovlev. Beh, questa palla invece secondo me è buona e viene data fuori. Vabbè, comunque allora, una dentro, una fuori, sì, palla al centro, sì. 18 pari il punteggio, protestano un po' tutti, adesso chiudiamo, si riprende a giocare, 18 pari. E noi ne approfittiamo, 5 secondi per dirvi, mentre entra Nemec al posto di Vermiglio per alzare il muro di Treviso, che Zanini ha interessato molti dei suoi ex giocatori di Montichiari, che Montichiari potrebbe cedere il titolo a Parma, ve lo abbiamo detto anche sabato, ve lo confermiamo, però è tutt'altro che definito, e che Fefe De Giorgi potrebbe essere il nuovo allenatore di Parma, ve lo avevamo anticipato e ve lo ribadiamo. Out la battuta di Dineikin. Ace dentro, ace di Dineikin, questa la voglio rivedere, questa la voglio rivedere. Sì, sì, anche i giocatori di Modena hanno dicono buona, Cantagalli, okay. Cantagalli ha detto che era buona. Allora, se lo dice Luca ci fidiamo ciecamente. Che sono, ecco, palle qua violentissime, in effetti molto vicine alla riga, però i giocatori hanno... No, no, perfetto, bravo. Dentro, ottima, sì, la regia. Rettifichiamo, ace, zona di conflitto tra Pippi e Cantagalli per l'appunto. 19-18 adesso per la Sisley con Modena che chiama... time out, eccolo qua Daniele Bagnoli, Mantovano, classe 53, 4 scudetti, 3 Coppa Italia, 2 coppe dei campioni e 2 coppe CEV, una vinta quest'anno a Jesolo, l'abbiamo testimoniata su Telepiù, e ci poteva stare quasi una Coppa Italia perché è stata persa proprio sul filo di lana ad appannaggio della Lube di Macerata, di cui poi vi parleremo. Bravo Cisolla, bravo Farin, ma palla che va a Modena, 19 pari, 19 pari il punteggio, dunque secondo punto per Dante, partita molto bella fino a questo momento, molto intensa, Fabio. Sì, è sicuramente molto intensa, qualche errore di troppo, ma molto molto intensa e dal punto di vista agonistico anche molto divertente. Gli arbitri hanno, non so se commesso qualche errore o meno, comunque hanno animato questa partita se ce ne fosse anche bisogno. Entra Cernic al posto di Bovolenta, entra in seconda linea ed entra in battuta in linea di ricezione per Treviso, Farina, Papi e Cisolla. 19 pari, primo set. Cernic mi ricorda la finale di Coppa dei Campioni, anche se in verità in quella circostanza ha battuto fuori da un'altra parte del campo. Sì, è solo un peccato battere in rete senza provare a cercare il punto, cioè era una battuta lenta, piano, a metà rete, questo non ha molto significato. Tu Franco hai fatto anche l'allenatore, quanto si arrabbia un allenatore su un errore di questo tipo? Ma fuori anche Cisolla. Però è diverso il tipo di battuta, certo, come ha detto Fabio, cioè da allenatore va bene un giocatore che vada su in quel momento, perché io gli chiedo di rischiare, però di battere una battuta che se va in campo sia una battuta significativa, perché se uno appoggia una palla e la sbaglia a quel punto tanto vale che batta Bovolenta piano. 20 pari, Cisolla, Vermiglio, primo tempo di Fei, devono lavorare molto in fase di lettura ed è tutt'altro che semplice il compito. I muratori centrali di Modena, lavora molto bene Andrea Giani, che è uno che studia attentamente gli avversari, contrattacco vincente per Dante, 21-20, di nuovo adesso avanti Modena, e Dante, Fabio, non attacca tutto braccio. Apprezzabile, è già la seconda volta, perché ha già preso delle murate e ha schiacciato anche due volte fuori, e quindi sulle palle, e quindi usa la testa. Usa la testa, che non è male. Sei obbligato, eh? Eccolo qua ancora. Ecco, l'abbiamo appena detto, fuori, fuori Dante, fuori Dante, questa volta ha picchiato più che a tutto braccio. Con tutta e poi la lui quando è vicino a rete ha un salto eccezionale, un atleta mostruoso. Chiude poco di polso. Fatica proprio a trovare le mani su una palla così. Fei, 21-21 il punteggio, Jakovlev pallonetto ben nascosto. Un po' in ritardo la difesa di Treviso, Modena ringrazia e si porta di nuovo avanti sul punteggio di 22-21. Ecco qua, Fei,
Sì, ma sai, su questi schiacciatori le difese spesso stanno impostate lunghe, c'era il muro a tre, quindi ci si aspetta la botta potente dello schiacciatore. Qui è stato bravo Jacob a effettuare un pallonetto nella zona sguarnita. Si prepara ad entrare in campo Desiderio sul servizio di Dante, prenderà il posto di Papi, è il cambio consueto per quanto riguarda la Sisley. Adesso Di Nekin in cappa in un grandissimo Luca Cantagalli che mette a segno sempre dei punti nei momenti chiave, decisivo spesso Luca Cantagalli anche stasera in questo set con questo muro, credo che sia stato molto molto importante. Di Nekin lo guarda, beh sì, caro Dino, Luca Cantagalli è forse ancora il miglior laterale al mondo per quanto riguarda il muro, tra l'altro ha giocato anche, ma qui andiamo un po' indietro nel tempo, da centrale, voi lo ricordate perché tu arrivavi a Modena, lui c'era già, lui era un ragazzino che veniva da Cavriago, venne pagato qualche pallone, qualche tuta e pochi soldi, bell'investimento per Modena sicuramente, subito gettato nella mischia da titolare, un po' centrale, poi l'hanno spostato Martello, insomma, e Luca, classe 65, è ancora lì che gioca, 23-21, anzi, se mi posso permettere, è ancora la chiave di lettura del gioco di Modena. Se lui gioca forte, Modena vince, se lui non c'è, Modena fa veramente fatica. 23-21, Papi, Di Nekin, brutto appoggio in bagger per Papi, che non può far altro che palleggiare, ecco Gianni, e invece mette a segno un punto molto importante, 24-21, era 21-21 la situazione e c'è stato un mini break importantissimo per la Chera con l'avanti ora 24-21. C'è stata qualche gestione un po' brutta da parte della Sisley che aveva delle palle, adesso spreca anche Jakovlev. Però la Sisley ha avuto buone occasioni, ha sbagliato su palle relativamente facili, un'alzata in bagger di Di Nekin, una difesa dove Farina ha anticipato il suo compagno, sicuramente errori che su questi punteggi pesano tantissimo. Sì, a questo livello sono i dettagli a fare la differenza spesso e qui nei dettagli Modena è stata più brava, ha sfruttato le occasioni che le si sono presentate. Come avevamo anticipato, Desiderio al posto di Papi, seconda palla set per Modena che attacca con Gianni e si impone nel primo set per 25-22 la Caracol qui al Palaverde. Vi ricordo, domani sera 22:45 la replica di gara 4, quella dello scudetto per la Despar di Perugia sul campo di Novara, venerdì 18:30 zona volley, con noi eccezionalmente Franco Bertoli, Fabio Bullo e Andrea Zozzi per una puntata speciale, sabato 20:15 in diretta dal Pala Panini dove ci sarà tanto pubblico di Fede Gialloblu, gara 4 sempre tassativamente su Tele Più Nero. Una piccola pausa, poi di nuovo insieme, a dopo. Certe cose succedono solo al cinema. Pensavo che è proprio come un bel sogno che si avvera. Certi romantici miracoli d'amore. Se prendete tutte le donne con cui voi siete usciti e le mettete insieme, non arrivano a fare una come lei. Sono davvero felice di averti incontrato. Certe prove estreme al limite delle proprie forze. Ma almeno datemi una battaglia che possa capire. Ti prego, ho bisogno di te. Certi inquietanti misteri dell'esistenza. Non so come ha fatto ad arrivare qui. Quel tizio è sbucato dal nulla. Tutto può accadere nel grande cinema di maggio su Telepin. Adesso, se vuoi scusare, ho un raggio di luce che mi aspetta. Un aggettivo per la Fabia. Intanto sicura. Doppio airbag. Curvilinea, come piace a me. Grigio perché illumina. Mi fa pensare un po' a un ovetto. Voluminosamente ci mettiamo dentro di tutto. Almeno così. Così poi. Nuova Skoda Fabia 1212 valvole. Vuoi essere tu il prossimo? Veloce come una schiacciata, perché la Skoda è partner ufficiale della Lega Pallavolo. Partner? Veloce come una schiacciata, perché la Skoda è partner ufficiale della Lega Pallavolo. C'è anche Carlo Benetton, che di solito non c'è mai. Vero. 25-22, primo set qui al Palaverde di Treviso per la Caracol Modena nei confronti della Sisley di Treviso, con numeri che dicono che Modena ha ricevuto molto peggio, 37% contro il 53% di positività di Treviso, ma guardate l'attacco, numeri pesanti,
37% in attacco per la Sisley, 63% per la Kerkol. Penso che insomma non ci sia bisogno di commenti. Andiamo invece a sentire le parole di uno dei tanti spettatori interessati presenti a questa finale scudetto. Con Marco Rosotti c'è, eccolo qua, il nuovo allenatore di Trento. Marco? Sono con Silvano Prandi, diciamo ex allenatore di Ferrara. Aspettiamo, intanto diciamo anche decano dei playoff, perché li hanno inventati apposta per dare fastidio alla sua roba di capo. Lui comunque non è mai mancato a questi playoff. E che partita stiamo vedendo? Abbiamo sentito dei numeri pesanti per quello che riguarda le percentuali di attacco di Treviso, poche, e Modena, molte. Sì, c'è da dire che Modena ha impostato molto bene la sua partita, con un'attenzione particolare ad Alessandro Fei, che nella partita precedente è stato l'arma micidiale per Modena, per Treviso. E poi ha avuto alcuni turni di battuta interessanti, quello di Loi Ball in particolare, il secondo turno, con tre punti col suo turno di battuta, che hanno rotto l'equilibrio che stava volgendo a favore di Treviso. Secondo me fino adesso la battuta di Modena è stata quella che ha fatto, non diciamo la differenza, ma ha fatto più danni nei confronti della battuta di Treviso. Anche la partita precedente Treviso, finché non ha trovato in Cisolla e in Diniekin due terminali dalla battuta importanti, non è riuscito a recuperare il terreno. Ora anche stasera penso che Treviso dovrà trovare alcune battute più importanti per portarsi in situazione di equilibrio e quindi avere la possibilità di vincere. Tranquillizziamo Fabio Vullo, perché Silvano Prandi le ha viste quasi tutte, se non tutte, le partite di semifinale e di finale. Però il De Allari diceva, lanciandoci, è il nuovo allenatore di Trento. Ma io ti posso dire che non alleno più Ferrara, ed è una cosa che mi dispiace, perché ho passato due begli anni a Ferrara con risultati che mi hanno soddisfatto, e credo anche il pubblico di Ferrara. E allenerò una squadra importante il prossimo anno, e questo mi fa molto piacere. Quale non te la posso dire. Benissimo, grazie, un in bocca al lupo a Silvano Prandi. Si è cominciato, a te Lorenzo. Trento, dai, sbilanciamo noi. Io vorrei dare l'Oscar del campionato, comunque finisca, a Silvano Prandi, perché quinto con Ferrara, sfido chiunque nel globo terracqueo. No, con Ferrara e con i problemi che ha avuto Ferrara. Certo, fisici di ogni tipo. Di ogni tipo, quindi. Ma Silvano ci ha abituato a questo e ad altro. No, sono felice per lui, che potrà avere, come ci ha confermato, la possibilità di guidare di nuovo una Formula 1, anche se Ferrara non era una squadra niente male, anzi. Franco Cisolla, primo punto della sua partita, 2-1 per Modena in questo avvio di secondo set. Lui deve entrare in partita, perché se Fei non fa cose eccezionali, anche per merito di Modena che lo sta limitando, bisogna che i suoi schiacciatori crescano, e che crescano soprattutto Cisolla, anche se devo dire che Cisolla è tenuto molto molto sotto pressione, perché tutta Modena gli batte addosso tutte le volte che può. Fallo di invasione per Modena, interviene Massimo Menghini sul tocco di Valerio Vermiglio. Ecco qua Fabio. Ma non lo so, la palla stava andando dall'altra parte, Vermiglio ha tentato di intercettarla, non so, non era così limpido il fallo. Ball per Yakovlev, questa volta il fallo è di Cisolla a muro, e Cisolla si autoaccusa. 3-2 vantaggio Modena, attenzione, perché in questa serie di finali, con l'assegnazione dei campi così particolare, dal punto di vista anche psicologico, mentale, del vantaggio, si può cambiare in maniera piuttosto repentina. Traduco: se Modena vince qua questa sera, avendo iniziato in casa, poi Franco avrà il jackpot sabato davanti al suo pubblico, Sì, così come Treviso ne ha tre in casa. Perciò uno dice, vabbè, il vantaggio è per la squadra che ha terminato al primo posto la regular season. È tutto un gioco molto fine. Sì, molto fine, di grande equilibrio, e soprattutto anche dopo le gare di semifinale del tutto imprevedibile. Credo che sia una finale sempre aperta a tutti i risultati. Grande muro per Vigor Bovolenta.
conferma quello che diceva Silvano Prandi, non mettiamo assolutamente in dubbio, Fabio, il verbo pallavolistico del professore. Ma sicuramente Prandi ha un'esperienza tale, una capacità tale da riuscire a valutare bene tutti gli incontri, anche senza l'ausilio e l'apporto delle statistiche, ma semplicemente mettendosi a guardare con serenità una partita. E sta succedendo così, Modena sta controllando molto Fei, ma soprattutto continua a non avere un buon apporto da Cisolle e da Papi in attacco, e i soli Fei e Dinekin non possono bastare. Purtroppo la Siriza ha dimostrato spesso, non quest'anno, quest'anno anche, ma di non essere proprio molto legata, di non essere una squadra, di non reagire come squadra, ma di giocare molto sull'individualità, e nelle finali a volte paghi un po' lo scotto. La battuta jump float di Bovolenta che mette in difficoltà la ricezione portata all'unisono da Papi e da Fei, e poi Gianni 7-4 per Modena, 7-4 per Modena, Treviso in evidente difficoltà. Dicevamo Prandi 22 playoff, esattamente come Modena da quando esistono i playoff. Modena e Prandi sono gli unici ad aver sempre partecipato. Per quanto concerne i giocatori, Luca Cantagalli a quota 21, ha mancato solamente la prima edizione, stagione 81-82, vinse la Santal di Parma su Torino 2-1, 7-4, il muro a fermare Papi, Treviso può contrattaccare, Vermiglio, eccolo qua, Valerio Vermiglio, primo punto della sua partita, 7-5 il punteggio, al servizio va Fei, al servizio va Fei. Un po' sì, esagerato l'atteggiamento di Vermiglio, si arrabbia molto Pipi e a mio avviso ha anche ragione, guardiamo ancora Scaramucci sotto rete, Vermiglio dopo aver messo a terra il pallone ha pesantemente inveito contro gli avversari, del tutto gratuito. 7-5, adesso Menghini invita alla calma i giocatori di Modena, invita alla calma anche comprensibilmente i giocatori di Treviso, 7-5, ma un po' di pepe ci si sta lottando per uno scudetto. Yakovlev salta ad un piede e questa, Franco, è una rincorsa assolutamente atipica nel maschile, eh? Sì, è stato costretto perché c'è stata una ricezione velocissima, bassa, il palleggiatore l'ha data come ha potuto, era bassa anche quella, lui aveva fatto tutto il giro del campo di dietro e ci è arrivato in lungo con una mano. Allora noi sull'8-5 dopo la disamina di Franco Bertoli andiamo ad allungare la serie dei nostri interventi, grazie a Marco Nosotti. Eccoci qua, ecco, sono sulla, andato a rubare al time out di Modena, Andrea Gardini, è importante essere là, scusa allora e grazie per la pazienza. Partita iniziata bene, battete bene, tenete d'occhio quell'arma, come ha definito Silvano Prandi, micidiale, che è stata il centrale Fei in gara 2. Sì, beh, direi che comunque Fei è un buon giocatore che comunque il suo numero di punti lo fa indipendentemente. Adesso magari abbiamo iniziato bene, oltre che a limitare lui anche in altre cose, siamo stati abbastanza bravi nel recuperare qualche pallone e nel colventilo subito appunto, cosa che magari nel finale dell'altra sera non siamo riusciti a fare sempre bene. Per cui speriamo di continuare con questo tenore, anzi se è possibile di migliorare, perché comunque il Siriza è una squadra che sta giocando ad un ottimo ritmo, con un grande livello di gioco, e dovremo mantenere altissima la tensione. Dopo il 3-2, 2-0 avanti, mentalmente mi sembra che sia passata quella partita. Ma guarda, le partite fanno ognuna storia a sé nei playoff. Quella è una cosa che è andata, c'è stato un momento in cui magari potevamo chiudere la partita, non l'abbiamo fatto, però sappiamo tutti benissimo che questa è cosa di tutti i giorni nei playoff, succede da sempre, e come è successo a noi in un senso può succedere a noi anche in quell'altro. Bene, grazie Andrea Gardini, come senti Lorenzo? L'esperienza dei playoff magari l'avessero tutti come lui. Beh, allora è andato segno Dante al primo playoff, Gardini, leggo, playoff numero 18, non male insomma, non male assolutamente anche per Lollo Bernardi che salutiamo. 9-7, vantaggio Modena, al servizio con Dante, la ricezione di Cisolla, Vermiglio, Tencati la finta, Papi che va a segno. Per quanto riguarda fino a questo momento Papi 4 punti, 1 Tencati, 1 Cisolla, insomma è abbastanza comprensibile anche come è stato distribuito il gioco della Siriza, il gioco offensivo. 9-8 in questo momento, ovviamente partita ancora molto molto lunga,
Samuele Papi al servizio, tra poco 30 anni, il 20 di maggio O Fenomeno compirà 30 anni. Guardiamo Cantagalli, la difesa di Vermiglio, Papi per Cisolla che non riesce a tenere la palla in gioco, fuori banda. Sono queste le cose che faceva notare Franco prima, e Modena questo tipo di errore non lo ha commesso. Treviso nelle fasi di transizione, nelle cose di precisione, di fino che si notano poco a volte, sta lasciando qualche punto per strada. Troppi sì. Fino a questo momento 10-8 il punteggio. Vermiglio, Tencati fuori, come vedete da un errore ne scaturisce un altro, 11-8, di nuovo a più 3 la Caracol, Caracol campione d'Italia, Caracol che lo scorso anno ha concluso la stagione in maniera trionfale battendo al termine di una partita stupenda al Palapanini la Sisley, che adesso attacca con Dinejkin, la difesa di Dante, ancora Dinejkin, primo punto per lui in questo secondo set. 11-9 il punteggio. Cosa deve fare Treviso adesso, Franco? Ma Treviso è lì perché tutto sommato sta facendo qualche errore di troppo, ha qualche problema sull'attacco palla alta, però sta tenendo testa e solo a due punti. Deve migliorare in alcune piccole cose, migliorare nell'attacco palla alta, oltre a fare bene tutto il resto. Adesso Bobolenta restituì, si vede restituito il favore da Fei, eccolo qua. I due saranno compagni in nazionale, tra l'altro la gran parte della preparazione in vista dell'Europeo verrà svolto qui a Treviso, in questa città che ci ospita. E l'attacco vincente è di Roman Yakovlev. 12-10 il punteggio. Al servizio proprio Yakovlev. Ha iniziato Yakovlev la sua avventura italiana a Forlì. Forlì che qualcuno sussurra stia cercando i diritti per la Serie A1, esattamente come sta cercando di fare Verona. Ci sono adesso vacanti quelli di Piacenza-Milano, insomma uno dei due, quello che volete. Tanto non cambia il risultato finale. Cisolla adesso va a segno su una palla difficile che veniva da dietro. Sì, molto bravo Cisolla in questa circostanza. Era una palla che viene da dietro con il muro a tre modenese, anche se qualche responsabilità ce l'ha anche il muro di Modena, che sul muro appunto a tre ha lasciato la parallela libera. La ricezione di Cantagalli, ball per Luca, il muro di contenimento di Fei, poi non chiude ball, punto della parità, è così, Cisolla, tre punti, 12 pari, time out adesso per Angelo Lorenzetti. È chiaro che è questa una sfida di fino anche dal punto di vista psicologico. 12 pari il punteggio, primo set per Modena 25-22. È stata una pregevole alzata di Vermiglio che ha fintato primo tempo e all'ultimo soltanto con il polso ha smarcato il suo giocatore di posto 2. È stata sì una buonissima azione. Sono concordo con quello che diceva Franco prima sul fatto che è vero che la Sisley sta commettendo alcuni errori, sta giocando probabilmente peggio di Modena, ma il punteggio è sempre in equilibrio e questo è un segnale molto importante per Treviso e pericoloso per Modena, che pur giocando la sua pallavolo non riesce a staccare nettamente Treviso. Vedete Daniele Bagnoli, vi dicevo, 4 scudetti al pari di Montali, Prandi e Velasco, vuole raggiungere, eccolo qua Velasco, parlavamo di lui, e salta fuori, nuovo tecnico di Piacenza Milano, dicevo cercherà di raggiungere Bellagambia quota 5, il recordman per i titoli è sempre il professor Anderlini a quota 8, per il momento irraggiungibile. Cantagalli invece uno qui di c'è stata titolati. Un'altra scelta di Fei che ha scelto di andare a marcare il posto 2 la zona, la seconda linea di Jacob, ma è partito molto in anticipo consentendo a Ball di smarcare serenamente e tranquillamente Cantagalli nel posto 4. Cantagalli battuta corta, assolutamente atipica nel suo repertorio. Dinejkin, Yakovlev non riesce ad intervenire in fase difensiva. 13 pari il punteggio, si sposta anche Ball, vedete Ball, Dinejkin che si guardano, i due il prossimo anno potrebbero non essere più compagni se Ball se ne andrà, chissà chi arriverà. L'ultimissima potrebbe essere quella di Marco Meoni, out, che se ne va da Macerata, out la battuta di Alberto Cisolla, domanda Franco. Vicinissima alla riga, molto molto difficile da valutare, va bene, proviamo a rivedere. Se è fuori è fuori di un... Poco.
un millimetro forse. 14-13 Modena. Di Neichi, questa è dentro. Tre punti nel set per Dino. Ostas, chiamatelo un po' come volete, grande giocatore, grande attaccante, ma fa l'opposto. Fabio, cosa deve fare, no? Attaccare. Deve schiacciare tutto quello che vola sopra il filo della rete, e lui lo fa, e lo fa molto bene. Fei, out. Fei ha chiuso gara 2 con il 90% in attacco. Mi tolgo il cappello perché 90% su più di 20 palle attaccate, insomma, lo si è visto piuttosto raramente nella pallavolo moderna. 15 Modena, 14 Treviso, secondo set molto importante. Ball, Cisolla, Vermiglio per Tencati, out, troppi errori punto, 4 in questo set, gli ultimi due commessi da Tencati per la Sisley. Si va 16-14 al secondo time out tecnico, il vantaggio è per la formazione ospite. Vedete il punteggio in sovraimpressione, 25-22 Caracol avanti 16-14. Marco Nosotti ancora. Sì, con direttore generale della Lega Massimo Righi. Allora, beh, intanto c'è un pubblico importante a Treviso infrasettimanale, c'è il calcio che fa la concorrenza e questa era la grande incognita, per il momento possiamo dirci soddisfatti. Poi c'è una grande partita. Sì, per il pubblico siamo, diciamo, soddisfatti moderatamente, perché è una serata difficile questa, ma è una settimana difficile perché è piena zeppa di grandi avvenimenti, per cui anche la pallavolo deve per forza scontrarsi con grandi altri sport. Per quel che riguarda la partita, mi sembra una partita di grande tensione come tutti questi playoff, indecifrabile, però credo molto divertente per il pubblico e per chi soprattutto è a casa che se la sta gustando. Una pallavolo che deve ritagliarsi degli spazi sempre più importanti e una pallavolo che si appresta a ricominciare un campionato dopo questa finale con delle incognite. Milano, Piacenza, arriverà Parma, Verona, che cosa fa? Voi dal vostro osservatorio che segnali avete? Beh, diciamo che la pallavolo e un po' tutto lo sport italiano sono cambiati in questi anni. È molto più facile adesso avere dei turnover su piazze anche importanti che abbandonano la pallavolo a favore anche di altre. Personalmente per Milano non sono molto preoccupato, perché comunque non è un imprenditore che fugge dalla pallavolo, ma un imprenditore che diversifica i propri investimenti sulla pallavolo. Per cui sotto questo punto di vista non si può criticare la scelta. Si potrà criticare il fatto che perdiamo Milano come piazza, ma speriamo, e qui è più che un auspicio, di poterla recuperare anche forse da quest'anno. È necessario dare continuità a tradizioni più o meno affermate nella pallavolo, oppure accettare gente che arriva e va? Non è questo il caso di Milano. No, dobbiamo avere sicuramente dei baluardi sui quali navigare, insieme ai quali navigare, intorno ai quali creare e costruire il movimento del futuro. Baluardi che investono nei settori giovanili, mi riferisco a Cuneo, mi riferisco a Treviso, o società con grandi blasone e con grande tradizione, come appunto Modena, come Macerata. Su queste realtà, ma anche su altre evidentemente, costruiremo la pallavolo del futuro. Bene, grazie a Massimo Righi. Interessante il discorso dei settori giovanili, con tutti i soldi che girano. A te. Mi pare anche corretta l'osservazione su Milano, su Caserta, che adesso a Milano qualche critica l'ha ricevuta inevitabilmente. Anche a noi sono arrivate veramente tantissime mail, anzi vi ringraziamo per l'affetto che ci tributate, e lo dico a beneficio di quanti ci scrivono. Molte mail sono rivolte ai nostri commentatori, a tutta la squadra di Telepiù, a Franco, a Fabio e a Zorro. Le mandiamo, state tranquilli, le più belle, le più particolari le inviamo, in modo tale che anche loro capiscono quanto ci siete vicini. Qui siamo 18-17, Vermiglio, Gianni, Cantagalli, palla sporca per Yakovlev che la lavora come può, la difesa di Farina, e poi Cisolla, palla buona, Cantagalli, ancora Yakovlev, fallo di invasione di Yakovlev, siamo 18 pari. Chiudo prima di sentire Bullo e Bertoli col nostro indirizzo mail facilissimo, volley@telepiu.it, insomma diciamo veramente il più elementare. Franco. La partita è molto bella, Treviso Vermiglio ha cambiato un po' gioco, ha dato adesso due primi tempi, però ha cambiato gioco rispetto al primo tempo, al primo set, sta servendo molto di più Papi, Cisola e Dinekin che stanno rispondendo molto bene, e Modena sta facendo adesso un po' più fatica di prima. Vantaggio Treviso 19-18, Fabio. Sta soffrendo un pochino di più Modena,
Treviso con i suoi schiacciatori sta prendendo un po' in mano la partita. Prima Vermiglio sembrava giocasse sempre la palla più difficile che si potesse, ha cercato di sfruttare i centrali, soprattutto Tencati, meno sfruttato nella gara 2, ma non c'è riuscito e hanno commesso qualche errore di troppo. Adesso si affida ai suoi martelli. Cantagalli, questo qui è un colpo veramente incredibile, penso che abbia preso l'unghia, se era cresciuta un po' troppo, di Dineiki. 19 pari il punteggio. Yakovlev, Farina, Vermiglio per Cisolla, che adesso sta scaldando il braccio, sta giocando bene, palle importanti. Treviso avanti 20-19, evidentemente non vuole ritrovarsi nella situazione di qualche giorno fa, perché un conto è riuscirci una volta, ma i miracoli non riescono sempre. Sì, è vero, io devo dire che Treviso sta ritrovando un po' il suo gioco. Modena ha commesso qualche errore pesante, soprattutto di ricostruzione. Hanno difeso due palle straordinarie, una Bolle e una Gianni, ma non sono riusciti i modenesi a concretizzarle in punto, e sono cose che alla lunga si possono pagare. Vedete che Ball sta confermando quello che vi dicevo prima, palla difficile, palla al signore qui inquadrato in battuta, si chiama Luca Cantagalli, tutti nella pallavolo lo chiamano Bazooka. 20 pari, se vi leggo il curriculum di Cantagalli vi spaventate, vi dico solo 7 scudette, 9 Coppa Italia, 70% in attacco, tanto per gradire, quest'oggi 4 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, 6 Coppe CEF, 2 Mondiali, 3 Europei, 4 World League. Basta, mi fermo qui perché sennò vado avanti per tutto il resto della telecronaca, che siamo 21-20. E poi qualcuno dice, caro Franco, ti fate troppo per Cantagalli. E te credo, 21-20 al servizio va Cisolla. Ma non è tifo questo, ma è soltanto un riconoscimento ad un personaggio, ad un giocatore che ha dato tantissimo e di più al nostro movimento. Io spero che le mamme italiane, ivi comprese la dolce Simona, che è la signora Cantagalli, facciano dei nuovi Luchini, perché significa che la pallavolo può guardare avanti con serenità. Chissà che Guglielmo non schiacci forte, Fabio. Lo scopriremo tra un po'. Vedremo. Yakovlev, palla vincente. Adesso, Franco, siamo al momento della verità. 21 pari. Eh sì, adesso su pochi palloni ci si confronta per andare sul 2-0 per Modena, che sarebbe molto pesante, oppure rimettere in grande parità la partita, e direi che è un momento molto più delicato per la Sisley di quanto non lo sia per Modena. E lo capiscono anche, lo si è vinto dai volti di Gilberto Benetton e dal presidente Giorgio Buzzavo, anche i massimi dirigenti. Oro Granata, Papi, 22-21, adesso devono essere momenti di qualità anche da parte del capitano della Sisley. Al servizio va Fei, 22-21 Sisley. Modena ha vinto il primo set meritatamente, 25-22, attenzione, Vermiglio per Dineikin, a segno Dineikin, 23-21.